Ehi là, rieccoci qua di nuovo a parlare di Arturia Matés Brut. Questa volta diamo un'occhiata sempre molto a grandi linee dell'arpeggiatore. Arpeggiatore che praticamente è la funzione alternativa allo step sequencer e che diciamo nella sua funzione primaria funziona come un qualsiasi arpeggiatore, praticamente premendo, adesso io qui ho fatto una, sempre partendo da una patch vuota, diciamo, ho fatto questo suono, ho messo un po' di delay, ho messo nella matrice di modulazione l'LFO1 che controlla l'apertura e chiusura del filtro ladder e questo suono è un suono di basso usando due oscillatori, due onde quadre col sub su tutti e due gli oscillatori, ho avuto un suono abbastanza grosso. L'LFO lentamente apre e chiude il filtro. L'LFO, tra l'altro, è sincronizzato al clock dell'arpeggiatore sequencer, così come il delay. In questo caso ho usato un delay mono delay, e anche lui sincronizzato sempre al clock sotto il clock dell'arpeggiatore sequencer. Quindi niente, adesso noi selezioniamo l'arpeggiatore e andiamo a vedere nella modalità sequencer che mi fa vedere, in questo caso mi fa vedere le note che io premo, quante sono e me le arpeggia in maniera normale. Quadro si spengono, si accendono man mano che io e fin qui. Poi possiamo ovviamente, premendo il tasto hold, adesso, vabbè, poi l'arpeggiatore, come tutti gli arpeggiatori, ha le solite funzioni di direzione dell'arpeggio. Praticamente adesso io suono l'arpeggio, posso farlo andare le note dalla più bassa alla più alta, oppure al contrario, dalla più alta alla più bassa, oppure alternando. Ovviamente posso tenere comunque l'hold sempre inserito e fermare l'arpeggiatore dai tasti di trasporto qua. Faccio ripartire, lui mi tiene in memoria l'ultimo arpeggio che ho suonato sulla tastiera. Ovviamente
ovviamente posso anche modificare il gate delle note come sullo step sequencer, più corto, un po' più lungo, posso dargli lo swing. E questo è l'arpeggiatore, diciamo, quello classico. Ah beh, poi ci sono ovviamente la possibilità, come sullo step sequencer, di scegliere la divisione delle note. Quarti, ottavi, sedicesimi. In più, per ogni valore di nota posso scegliere se terzinato, bene. Ora passiamo alla, diciamo, al, perché questa macchina ha anche una sorta di arpeggiatore avanzato che miscela un po' le funzioni del sequencer assieme a quelle dell'arpeggiatore per creare delle maschere di arpeggio, un po' come ai tempi c'erano sull'arpeggiatore del Norli 3, dove era possibile creare degli arpeggi magari mettendo anche delle pause tra una nota e l'altra e cose del genere. Per selezionare la funzione arpeggiatore avanzata premo entrambe i tastini arpeggiatore e sequencer, li premo assieme e sul pannello mi appare questa modalità. Praticamente la prima fila, adesso io qua avevo già creato una cosa precedentemente, comunque la prima fila si tratta delle note come sul sequencer, infatti diciamo che c'è una fila di 16 step di sequencer, dove io posso, come sullo step sequencer, mettere i legati, spegnere e accendere gli step, posso inserire sui 16 step delle modulazioni create, come avevamo visto nel video dello step sequencer, nella modulation matrix. Infatti qua adesso ho selezionato per quanto riguarda la sorgente di modulazione sequence mode di modulare la resonance del filtro ladder, solo la resonance. Per fare questa cosa ho usato i tastini configurabili delle quattro destinazioni configurabili, ho usato uno dei tastini per fargli modulare la resonance. Praticamente premendo questo tastino, tenendo premuto e toccando il controllo che mi interessa modulare, assegno questa destinazione alla resonance in questo caso della resonance del filtro ladder, e poi gli do quanto un range di quanto deve andare a modulare. Fatto questo, torno nella modalità sequencer arpeggiatore e gli dico su quali step voglio inserire quella modulazione. Ovviamente per ogni step, adesso qui ho acceso questi step, però volendo posso aggiungerli e poi, andando in registrazione, dirgli per ogni step che ho di modulazione che ho aggiunto quanto deve essere il range.
Adesso ho creato questa modulazione a step sull'arpeggio. Ovviamente adesso seleziono il tasto Hold e qui posso decidere anche gli intervalli tra una nota e l'altra su queste tre file, su queste tre row, come si chiamano. Al momento, ecco, proviamo, mettiamo per esempio questo intervallo, qui questo intervallo, di questo, poi ne mettiamo uno così, uno qui, uno qui, uno qui, qui e qui e qui. Ok. Adesso premendo le note, a seconda di quante note premo anche sulla tastiera, lui mi alterna tra le note che io ho premuto questi intervalli tra una nota e l'altra. Proviamo. Poi voglio cambiare l'arpeggio. Ovviamente qui ho inserito anche degli slide tra una nota e l'altra. Ovviamente posso anche cambiare questa è la nota bassa che sentite nella sequenza. Qui è cambiata comunque la sorta degli intervalli, ovviamente poi anche qua, come sull'arpeggiatore, sullo step sequencer, posso cambiare la direzione. Quindi niente, questa cosa qua penso che sia una cosa molto interessante per costruire degli arpeggi, diciamo, appunto costruiti e non improvvisati come nella modalità sequencer, no, nella modalità arpeggiatore, dove semplicemente abbiamo quello che viene premuto, viene arpeggiato, mentre nella modalità sequencer, arpeggiatore, sommato all'arpeggiatore c'è. Ecco,
questa possibilità di creare delle cose che sono una via di mezzo tra un arpeggio e una sequenza, sempre tenendo la possibilità di inserire negli 16 step dell'arpeggio, 16 note dell'arpeggio, modulazioni, velocity, glide, come se stessimo usando il sequencer, però con la possibilità di diciamo intervenire sugli step, sulle no, i valori di nota in tempo reale, perché noi praticamente durante l'esecuzione dell'arpeggio possiamo cambiare gli intervalli tra le varie note premute. Quindi ecco questa cosa qui, sempre è possibile salvarla nel database del sequencer arpeggiatore oppure assieme a tutte le modulazioni, ai settaggi fatti durante la programmazione del suono dentro una memoria delle 256 a disposizione. Piaciuto. Bene, ci vediamo alla prossima, ciao.